Raga, prima di lasciare il video volevo dirvi una cosa, che in questo episodio vedete un frantumatore automatico già completato perché ho perso un episodio per colpa del mio PC, perché si è buggata la cartella, non so perché quando lo apro mi si frizza tutto il PC, non la posso più aprire, quindi ho dovuto cambiare file destinazione delle registrazioni e quella là, le pre-registrazioni dell'episodio sarebbe quella 8 che uscirà oggi e sarebbe il 9, quindi è un casino. Questo qui diciamo è il 9, però viene spacciato per 8 perché l'episodio 8 è andato perso per sempre. Quindi spero che mi perdonate perché non è colpa mia il PC che qualche volta lo brucio vivo. E volevo dirvi questa cosa qui. Quindi l'ultima cosa che volevo dirvi è che probabilmente o domani o dopodomani o massimo lunedì uscirà il tutorial del frantumatore che vi ho fatto vedere, appunto perché io l'ho fatto insieme a voi e ho perso tutto. Quindi li creo nel mondo Redstone per farvelo vedere anche a voi perché così non avete capito niente e mi dispiace. Quindi spero che il video vi piaccia lo stesso, vi lascio al video, buona visione. E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video della Skyblock, episodio 8 per precisione. Allora raga, mi metto dietro l'albero perché non voglio spoilerarvi la mega farm automatica, perché sì, l'ho finita, è da completare soltanto lo smistamento, quindi ora non vi faccio vedere ancora niente e volevo dirvi grazie per le visual che state facendo solo all'ultimo episodio. Devo dire, vabbè, niente raga, ci ho messo davvero, davvero tantissimo tempo per fare questa farm, tipo le notti intere, non le notti, però un paio di notti ci ho messo. E niente, siete pronti? Siete pronti a vederla? Mangiamo un attimo questa cosciotta. Mi abbasso con la visuale. Lo faccio vedere. Siete pronti, raga? Siete pronti? Oh, e voilà! Eccola qua. La mega farm automatica. Questa, raga, potrebbe essere ancora più grande, però io non l'ho fatta per problema di lag. Come vedete, tutto questo oro è frutto di se stessa, cioè tutti i blocchi d'oro che mi dà questa farm, tutte cose che mi dà lei. Ho fatto un design abbastanza semplice, niente di particolare, un piccolo posto per entrare dietro. Vedete, c'è tutto il sistema degli hopper che raccolgono i minerali. Lì ci sono i pistoni che distruggono, poi gli hopper sotto che portano tutto in questi hopper qua. C'è tutto un percorso, un percorso, un percorso che arriva il ferro e l'oro arriva in queste fornaci che viene cotto e sceso, cioè va a finire di sotto. Vedete, viene cotto e viene preso. E sotto c'è lo smistamento. C'è tutto il silo sotto, vedete? Lì. Poi qui abbiamo tutto il meccanismo degli hopper che parte da sopra. Parte da sopra, arriva qui, scende. E tutto il resto, diciamo, va qui sotto. Qui sotto viene messo tutto in una doppia chest con gli hopper. Per il momento li mettiamo lì. Poi dopo devo fare il sistema di smistamento. Sotto lo facciamo. Perché qui non ho più spazio. Però diciamo è tutto abbastanza automatico, voi state qua, non dovete fare assolutamente niente, fa tutto da sola, mentre voi state lavorando lei produce minerali e cobblestone ed è qualcosa di favoloso. Come vedete lì ci ho messo le fornaci perché altrimenti i pistoni mi spostavano tutto. E raga, veramente c'è tantissimo lavoro dietro a questa cosa perché più che altro anche per il ferro ho dovuto aspettare il ferro che mi doveva dare, un casino, veramente un casino. Ora io c'ho uno solo attivato perché mi lagga, è un problema che mi lagga, specialmente quando registro. Mi lagga il tutto, quindi questa roba qui, no, ok, non è. Mi lagga tutto, e questo è un problema, quindi io lo metterò soltanto quando non registro. Quindi quando non registro lo attivo. Ora attivo un lato solo, vedete che questo altro lato qui è spento, cioè i pistoni sono attivi, però il cobblestone generator è spento, cioè i pistoni qui sopra, vedete che sono spenti. Dov'è che l'ha spento? No, questo è acceso. Allora, come vedete qui, sotto qui, vedete che. Ma si è bloccato, aspetta un attimo. Devo un attimo appoggiare questo qua perché si è bloccato. Attiviamo la redstone e ripiazziamola. Cioè abbiamo il clock qui, il pulsante per riattivare il tutto nel caso succedano queste cose. Perché ogni tanto si bugga, se voi vi allontanate la chat, ogni tanto tipo si bugga e rimane attivo. Però non succede spesso, quindi state tranquilli, succede una volta ogni tanto. Succede tipo, questa è la terza volta che mi succede. Io ho giocato davvero tanto, quindi ora andiamo di sotto e faccio vedere le cose che ha prodotto questa farm. Ok raga, ora andiamo, diciamo, il lato
di sotto. Entriamo da qui. Allora, qui ci ho messo una botola per comodità. Scendiamo giù. Come vedete, io già ho tutti i silo, diciamo, questo è un silo di che raccoglie tutti i minerali, ok? Allora, io qui, diciamo, ho cominciato a fare un piccolo smistamento. Allora, qui abbiamo tutte le cose, guardate qui quante cose che mi sta dando. Veramente tante. Devo dire la verità, e l'ho svuotata poco un po'. Ieri l'ho svuotata, se non sbaglio. No, l'altro ieri, non mi ricordo, però l'ho svuotata e ho venduto tutto. Cioè, ho venduto la maggior parte delle cose e raga, mi produce in quantità, veramente. Si era riempito tutto, in 3-4 giorni si era riempito tutto questo. Ora abbiamo altre due ceste, vi faccio vedere che in poco tempo si riempiono anche queste qua. È qualcosa di fenomenale questa farm e sono veramente soddisfatto del lavoro che ho fatto. Allora, come vedete qui ho cominciato a fare tipo una serie di scaffali, perché verranno tutti gli scaffali qui e qui dietro verrà nascosto tutto. Qui abbiamo oggi non parlare, no, non è cosa mia. Ok, abbiamo tutte le casse che andranno tutti i vari item frame con le cose vicino e verrà tutto smistato e raccolto in quelle chest, che poi faremo mega magazzino in quell'area. Quella piattaforma lì serve solo per fare il magazzino. Andiamo qua, vediamo se posso fare qualche challenge. Raga, perché io mi conservo sempre le cose, me le conservo tutte, così le facciamo insieme, perché magari a volte ti danno dei premi e voglio che voi, cioè voglio che sto registrando in quel momento che mi danno i premi. Allora, facciamo un attimo altri panini con questo grano qui. Del cac. Oddio. Vedete, per questo io registro quando mi dà le cose, perché poi magari non mi crede. Mi ha dato i sapling di tutti gli alberi, o sbaglio? No, mi mancano due, acacia e lockwood, però va bene. Ah raga, ho sbloccato altre sfide. Che figo. Guardate, questa è la noob. E poi c'è questa qua. Questa qua, diciamo, è la cosa nuova. Voglio vedere la grinder. Che killa mostri, stick stack. Quindi devo fare un mob grinder. Questo qui devo fare una farm, diciamo, mob spawner. Ci sta. Lo faremo. Faremo quello enorme, come ce l'ho nella mia survival sull'Xbox, raga. Faremo veramente i soldi. Parte che ti dà 75, poi ti dà un sacco di cose, water brooding, pozione, region. Poi farmer, questo qua beh, è quello più amplificato di agricoltore, faremo la farm. Pescatore, non so se fare una farm di pesca. Boscaiolo, crea una farm di alberi. Crafta 128 biscotti, 128 biscotti, li crafta. E raggiungibile il 75, il 75 già ce l'ho. Se faccio ok. Mi ha dato, infatti, io sto a livello. Isola non me lo dice, però sto a livello di più di 35. Prossimamente faremo la farm di alberi e la farm di mob. Queste due qua c'è in programma. La farm di alberi non faremo una farm di alberi, quelle là con automatica, una semplice piattaforma, una semplice serra con tutti i sapling degli alberi che noi riempiamo e ripiantiamo. Punto. È la migliore farm quella. Ok, abbiamo fatto anche questo. Mi ha dato anche 5 vines e altri blocchi. Posso fare qualche altra cosa? Qui no. Però penso che non farò più niente. Penso che ora andremo avanti con le sfide. Anche se non so se devi completarle tutte o penso che qua sono cose secondarie. Cioè mi ha dato un nuovo livello di a parte abbiamo 10 blocchi di ossidiana che e si potrebbe fare un portale per il Nether. Però questo lo faremo in un altro episodio. L'ossidiana la mettiamo per ora qui. Anzi, mettiamola qui, così ci ricordiamo e faremo un bel portale dell'End prossimamente. Dell'End, guarda me, del Nether. Andiamo a Warp Shop. Perché? Perché mi servono un paio di cose. A parte che il shop, se voi lo vedete così, raga, no, non avete paura. Perché io sono in 1.8.9 e lo shop è in 1.10. Quindi gli item dovrebbero stare, diciamo, in basso. Invece sono lì sopra. E io me li ricordo a memoria. Altrimenti non saprei. È un casino, raga, è un casino. Ok, raga, ho comprato un botto di terra. 26 pezzi. Che non so se mi basteranno. Però, a parte che c'ho questa spada che fa paura perché l'ho presa. L'ho incantata io. Cioè, finalmente abbiamo completato il pezzo di terra. È una cosa che dovevo fare dal primo episodio. Però purtroppo non abbiamo avuto il tempo, non abbiamo avuto i soldi. E quindi ora abbiamo i materiali e l'abbiamo fatto. Ora, ok raga, sto facendo tutta la cobblestone story. Quindi mi mancano gli ultimi due, se non sbaglio. Andiamo qui. 98, poi 99. Voglio vedere che succede, perché sto registrando per vedere cosa succede. Niente, questa sfida non, cioè, non ti dà nessun premio alla fine. Che palle, però mi aspettavo che tu quando completavi una sfida tipo ti davano qualcosa in più. Ci sta invece no, ti danno niente, quello che qua non li completo più a sto punto. Ok, allora andiamo qui ora e facciamo una cosa del genere. Allora piazziamo gli item frame su queste scale, che a me piace molto l'idea. Poi dobbiamo fare un sistema in alto, quindi dobbiamo mettere una scala anche sopra. Ok,
Mi sarà che è un po' difficile fare tipo una cosa del genere. No, mettila dritta per favore. Riproviamoci. Sta laggando. Ok, no. Ci ho messo il log. Voi come la vedete come cosa? Non lo so, non... Magari ci può stare però, lo sapete? Magari sì e magari no. Devo vedere tipo a lavoro completato come viene questa cosa. Qui magari ci proviamo a mettere come sfondo o davanti. Lo sfondo o davanti. Qua facciamo qui. Ci mettiamo il legno. Mettiamo questo legno qua. Così. Secondo me ci sta. Però troppo legno. Non lo so, non lo so. I cobblestone vuole per spaccare un po' tipo con la pietra che c'è. Ci sta però, dai, è carino. Dobbiamo fare solo forse quel legno dietro, secondo me, per fare un po' tutto diverso. Però più o meno questa è l'idea. Qui il ferro e l'oro andrà smistato direttamente. Qua tutto con gli hopper. Gli hopper che andranno direttamente nelle ceste. Il problema è non farli scontrare questi hopper. Sarà un bel lavoretto che farò off camera, raga, perché è veramente un casino. Fare tutto il sistema di smistamento qui è veramente. Ci vuole tempo. Ci vuole tempo e pazienza perché per i materiali, per il lavoro, per piazzare gli hopper soltanto ci vuole una vera pazienza, raga. Perché gli hopper sono abbastanza antipatici da mettere. C'è quel gradino là che mi dà un po' fastidio, quindi è meglio fare una cosa del genere. Vedi, si unisce, già mi piace l'idea. Poi magari ci possiamo mettere qualche, non lo so, questo soffitto se rimarrà così o no. Però so soltanto che è un bel lavoraccio da fare. Allora, come per esempio prendiamo lapislazzuli, prendiamo un po' di redstone, cominciamo a piazzare. Tipo lapislazzuli li mettiamo qui, ok? Qui ci andranno tutti i lapislazzuli, ok? Poi mettiamo la redstone a fianco. Queste cose qua le mettiamo in basso. Così abbiamo. Dietro ci mettiamo un sistema di doppia cesta, capito? Perché una cesta si riempirà subito. Quindi è meglio averne due. Qui dietro ci metteremo tipo una doppia cesta. Lì li colleremo direttamente sopra. Diciamo dobbiamo un po' calcolare anche la produzione di ogni item. E dove metterli. Dove è più facile collegarli. Ok, raga, ho fatto un po' di modifiche, cioè no, un po' di modifiche. Ho piazzato solo un'altra fila di scaffale. Ho fatto tipo 4 per prendere il centro della piattaforma. E ci ho messo due blocchi d'oro negli angoli, che però non mi piacciono per niente, toglierò subito, immediatamente. Perché sono orribili, ok? Sono orribili lì, da soli. Prendiamo, dammi il blocco, ok. Però sai, forse ci stanno bene dietro. Sai, forse dietro ce li vedo. Proviamo a metterli dietro. Magari raga, se avete qualche consiglio anche voi nei commenti, se qualche tipo di design su. Però a me così piace. Devo dire la verità, così piace. Solo da vedere quel fatto dell'oro dietro, se metterlo o no. Però così già mi piace come sistema di smistamento. Ok, allora raga, sto continuando a lavorarci perché voglio farlo venire il più bello possibile. Ok, quindi i blocchi d'oro li abbiamo tolti. Però penso che ci metterò i blocchi d'oro dietro. Vediamo come sta alla fine. Qui abbiamo un po' di. Continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Mettiamo gli item frame qui. Almeno completiamo questa parte qui. Mettiamo le scale dietro. E mettiamo anche le casse. Quindi mettiamo le casse come devono andare. Una qui. Una qui. Poi una qui e una qui. Già prende forma. Vedete come quando mettete le casse già comincia a prendere forma il vero magazzino. Questa qui e questa qui. Ci sta. Molto carino. Poi. Diciamo, o per farvi capire, più o meno. Cioè, no, per farvi capire. Mettiamo un attimo le scale, poi dopo vi faccio capire. Allora, ho messo i blocchi dietro per farvi più o meno un appoggio per le scale, altrimenti faccio un casino e non riesco a metterle. Ok, raga. Allora, ho piazzato le scale, ho piazzato tutto qua. E un'altra cosa che ho piazzato sono le chest e i primi hopper, così da tenere già un anticipo del sistema di smistamento per farvi vedere più o meno come deve venire il tutto. Qui erano le ceste, queste ceste qua poi verranno collegate a ogni cesta, diciamo, apposita nel magazzino. Quindi tipo qua ci metto il ferro, là ci metto tutto sistemato. Vediamo, ognuno ha il suo item in cesta e verrà tutto smistato. Poi tipo qua c'è andato il ferro. Per farvi capire c'è un'altra cesta qui, anzi no, qui metteremo di quei lapislazzuli che ci vogliono più ceste. Mettiamo una cesta qui, una cesta lì, poi qua sono tutti gli hopper tipo che arrivano tipo qua, ok? Tipo questa cesta qua, la redstone, facciamo la redstone. E tipo questo sarà il collegamento della redstone. Poi dovremo fare un altro collegamento e tipo ti porto. È un casino perché poi i hopper quando vengono messi in contatto uno sopra l'altro succede il casino che i item si mischiano.
E non vogliamo questo, quindi devo farlo bene 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 off camera e poi vediamo un po' come vi faccio vedere una volta finito tutto il lavoro. E va bene ragazzi, io spero il video vi sia piaciuto, penso che possiamo finire qui questo episodio perché sto registrando davvero da tantissimo tempo, sono stanco, sto pre-registrando dei video per sabato, per domenica, questo qua dovrebbe uscire tipo oggi, che è venerdì, se non sbaglio, o venerdì o sabato dovrebbe uscire questo qui, sto cercando di far uscire anche qualche video tipo per domenica, in fine settimana, che non ho mai fatto uscire perché io lavoro, quindi me li sto anticipando per voi. Quindi spero che apprezzate il lavoro, spero che apprezzate tutto. Presto arriverà una collaborazione, non voglio spoilerarvi niente. Non penso sia già uscita questa collaborazione, anzi no, no. Uscirà dopo questo video, fidatevi. Uscirà una collaborazione e niente, spero che apprezzate. Noi ci vediamo nel prossimo video. Qui è Tony Halo, mi raccomando iscrivetevi e lasciate un like. Ciao a tutti!